Bentrovati da Gerardo Paterna per RaiTV. Oggi altra intervista, abbiamo in studio Fabrizio Segalerba, presidente del Consiglio Nazionale FIAIP, nonché presidente della FIAIP Regione Liguria, giusto? Ciao Fabrizio, ciao. Grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. Bene. Allora Fabrizio, poniamo le consuete tre domande, essendo insomma vestendo un po' un abito istituzionale. Qual è la percezione del mondo politico nei confronti della categoria degli agenti immobiliari? Quanto siamo percepiti? Siamo percepiti non moltissimo. E quel poco che abbiamo, io lo rivendico con forza ed orgoglio, secondo me lo si deve a FIAIP, all'azione che FIAIP ha fatto in questi ultimi 6-7 anni. Purtroppo, nonostante il settore immobiliare rivesta un'importanza strategica per il nostro paese, il 20% del PIL dell'Italia è del settore immobiliare, nonostante che l'80% degli italiani possiedano una casa, il settore immobiliare è sempre visto come un qualcosa un po' comunque ai margini. Effettivamente invece il settore immobiliare è trainante, l'Italia in quelli che sono stati i suoi momenti di maggior successo da un punto di vista economico e sociale era partito comunque dal settore immobiliare, che è un segmento molto ampio. All'interno di questo credo che la figura dell'agente immobiliare sia un ruolo preminente, sia un ruolo importante dal quale non puoi prescindere, perché è un attore protagonista del mercato immobiliare. Va da sé però che noi in questi anni, in questa professione, che comunque non dimentichiamo che è normata solamente dall'89, non siamo riusciti, un po' per colpa nostra, un po' per miopia del legislatore, a far passare l'immagine di quello che è l'agente immobiliare e della figura centrale dell'agente immobiliare, perché l'agente immobiliare è colui che è veramente al polso del mercato, al polso della situazione, che conosce tutti i vari aspetti. E guarda che ha delle dinamiche straordinariamente importanti questo, perché il settore immobiliare riguarda sì pezzi dell'economia, ma anche spartiti di quello che è la vita sociale di tutti i giorni, perché noi abbiamo bisogno della casa per vivere, ma abbiamo bisogno degli uffici dove lavorare, delle fabbriche, quindi è immenso quello che è il settore immobiliare. E qui la figura del mediatore, la figura dell'agente immobiliare è una figura importante che purtroppo non è così percepita. E devo dire che su questo le associazioni di categoria stanno facendo un percorso secondo me importante, ma dobbiamo sicuramente rafforzare e accrescere quella che è la figura dell'agente immobiliare come portatore di conoscenze. Secondo te è chiaro che rispetto ad altri paesi, parlo degli Stati Uniti per esempio, la nostra categoria sposta pochi voti dal punto di vista politico, ed è anche vero che il settore immobiliare è vero che è un settore trainante per l'economia italiana, ma in realtà è rappresentata da tantissime sigle, parlo anche ovviamente degli amministratori di condominio, dei costruttori, cioè ogni categoria ha la sua sigla di rappresentanza, e questo genera poi la famosa divide ed impera, no? Quindi voglio dire, in realtà c'è un numero molto ampio di soggetti, di voti se vogliamo, anche legati al settore immobiliare, ma c'è una rappresentanza molto molto frammentata. Secondo te in questo ambito è possibile immaginare ad una super consulta che coinvolga anche le altre associazioni, da ANCE in poi, voglio dire? La frammentazione c'è, esiste, purtroppo, se me lo concedi, è un po' farina del nostro sacco, cioè caratterizza e rappresenta quello che è il nostro paese. Noi siamo frammentati in tutto, non esiste neanche più solamente la triplice, si è frammentato anche quello. Quindi sicuramente è un po' una degenerazione della nostra forma mentis. Io credo che, sono d'accordo con te, che sarebbe sicuramente opportuno andare verso una direzione di maggior unione per far percepire quello che è il peso del mercato immobiliare. Non è facile, noi ci stiamo provando, sai, la consulta delle associazioni immobiliari. Proviamo a lavorare su quelli che sono i punti che ci uniscono, più che quelli che ci allontanano, però indubbiamente il settore è molto variegato e
è auspicabile sicuramente quello che può essere una, quantomeno l'apertura di un tavolo di confronto e di dialogo tra le associazioni che compongono il settore immobiliare. Credo che davvero sia arrivato il momento per iniziare non a parlarne, ma iniziare a costruire qualcosa. Parlavi di consulta, so che state facendo finalmente diciamo così cose insieme alle altre due associazioni, in merito per esempio alle banche, alla riforma del 39-89. Cosa ci puoi dire su questo tema? A che punto siamo? Ma su questo c'è unità di intenti, c'è un rinnovato spirito di coesione, la volontà di fare qualche cosa assieme. È evidente, dai, che ci sono degli aspetti che da un punto di vista professionale per noi possono essere veramente devastanti per quello che è la nostra professione, ma che possono degenerare per l'intero mercato. Cioè la presenza degli istituti di credito non è che siamo qui a voler fare la caccia alle streghe per chi arriva. Io non avrei nulla al contrario se domani la Fiat decidesse di fare Fiat Real Estate, ma è un operatore del settore che entra nel settore immobiliare e si confronterà con quello che è il settore immobiliare. Ma se lo fanno gli istituti di credito da una posizione di egemonia, da una posizione dominante, non è la stessa cosa, perché quello vuol dire comunque una deriva oligopolistica del mercato e non è il valore aggiunto che porta un nuovo competitor, è una limitazione di quello che sono le regole, è un qualcosa che va oltre quello che è la normativa, la legislazione vigente, che viene comunque superata. Io non posso intermediare il mutuo, però la banca può vendere la casa, la stessa banca che nello stesso tempo vende il mutuo, che sa quanti denari ha questa persona sul conto e tutto il resto. Dai, ci ripetiamo sempre le stesse cose, ma sembra veramente paradossale l'aspetto che FIAIP, la consulta, presenta emendamenti da tutte le forze politiche, viene riconosciuto formalmente che è esattamente così, che rischiamo una deriva, ma nessuno si muove. Io, come presidente di FIAIP Liguria, ho scritto una lettera aperta a tutti i parlamentari della nostra regione dicendo: signori miei, il problema degli istituti di credito va regolamentato, va normato all'interno del settore immobiliare. Mi hanno risposto tantissimi, hanno detto tutti che ho ragione. Poi non ti dico dalle mie parti cosa si dice a chi ha sempre ragione. Certo. Sì, ho ragione, d'accordo, però qui non ci si muove. Non ci muoviamo perché? Perché ci sono poteri forti, c'è la grande finanza che veramente interviene in maniera pesante, perché questo non si capisce perché gli emendamenti presentati da FIAIP vengono apprezzati, vengono approvati, vengono portati in commissione e improvvisamente arriva l'alto là del governo e ci fermiamo tutti. E allora questa è una limitazione davvero ed è un problema grande, è una limitazione della volontà del parlamentare quale rappresentante del popolo. Certo, beh, la situazione è direi alquanto complessa. I prossimi passi quali saranno in questa direzione? Sul discorso banche FIAIP non si ferma. Noi abbiamo portato avanti questa battaglia, la stiamo combattendo prima da soli, poi assieme alle altre associazioni, e noi ci crediamo che veramente rappresenti una deriva e rappresenti un qualcosa di negativo per la collettività, e quindi le battaglie non le fai se le vinci, le battaglie le fai perché credi nella giustizia di quello che stai facendo, quindi andiamo avanti. Bene, buon lavoro su questo. Grazie. Allora, il perimetro diciamo di operatività dell'associazione l'abbiamo esaminato, e entriamo un po' nel merito invece del lavoro dell'agente immobiliare, perché l'associazione è bene che ci sia, ma va anche supportata, deve anche essere accresciuta in termini di competenze. Qui torniamo un po' di fatto nell'agire quotidiano dell'agente immobiliare, che poi è associato e quindi è la vostra base di riferimento. Tu cosa cambieresti nel modo di lavorare dell'agente immobiliare? L'agente immobiliare, e te lo dico da agente immobiliare, da chi è sul campo tutti i giorni, deve cambiare oggi, deve fare uno sforzo importante da un punto di vista culturale.
Fatto salvo quelle che sono le basi, io credo nella terzietà del mediatore, del mediatore essere super partes, ma noi oggi non dobbiamo spaventarci dal volerci caricare di responsabilità. Noi dobbiamo trasferire comunque quello che è il valore aggiunto che dà l'agente immobiliare, dobbiamo rendere un servizio di qualità e dobbiamo aprirci a quelle che sono le nuove sfide del mercato immobiliare. Le nuove sfide del mercato immobiliare significa comunque prendere per mano una persona e accompagnarla a quello che è il definitivo e magari anche qualche cosa oltre. Sembra una frase fatta, le solite cose che si dicono, purtroppo però nella realtà tutto questo non avviene e dobbiamo in questo, secondo me, agire da professionisti. Nel senso, io vado a valutare un immobile, o so fare il mio mestiere o non lo so fare. Se so fare il mio mestiere, devo dare quello che è la giusta valutazione. La giusta valutazione è a prescindere, non posso farne a meno. Quando mi sono preso in carico un immobile a un valore, a un prezzo di 70-80 mila euro in più rispetto a quello che vale, ma che cosa me ne faccio? Che cosa me ne faccio? Ho fatto un gran danno a me, al mercato, al proprietario, a tutto il resto. Allora, su questo noi dobbiamo essere in grado di imporre quello che è la professionalità dell'agente immobiliare. Ma è chiaro che questo non posso farlo io, non puoi farlo tu, dobbiamo farlo tutti assieme. E chi non si adeguerà a questo avrà perso la sfida. E noi dobbiamo dirlo anche con forza, di chi non è in grado di fare in maniera qualitativamente elevata, con professionalità, questo mestiere, questa professione. Dobbiamo dirlo, perché abbiamo bisogno di uno sforzo, di un salto in avanti, di un livello qualitativo decisamente più alto, perché altrimenti le sfide del domani con i competitor che abbiamo di fronte le perdiamo. Secondo te questo passaggio può venire anche attraverso diciamo così, l'instaurazione di un programma di formazione e aggiornamento obbligatorio per gli agenti immobiliari? Sì. Perché se non c'è l'obbligo sappiamo che noi siamo bravissimi, sì, a dribblare, no? Però vedi, c'è questo aspetto, l'obbligo. Con l'obbligo lo facciamo, però con l'obbligo significa non basta quello, perché allora io faccio il convegno, ti do i crediti formativi, tu arrivi 10 minuti dopo che hai iniziato, firmi, ti metti in fondo il cellulare, dormi, aspetto la chiamata, poi vado a prendere il caffè, questo che l'altro, poi alla fine riesci, rifirmi, hai il credito formativo. D'accordo, ma probabilmente hai assimilato davvero molto poco. Certo. C'è bisogno di credere in noi stessi, di credere in quello che è il futuro di questa professione e di essere consapevoli che il nostro è un ruolo sociale, anche un ruolo importante, quindi dobbiamo essere professionisti, dobbiamo saper dare qualche cosa, ma dare un livello qualitativo decisamente superiore. Allora, va bene il credito formativo, va bene l'obbligatorietà della formazione, ma lo sforzo deve essere quello nostro, di ognuno di noi, uno sforzo in coscienza, morale, culturale. Quasi etico. Etico, assolutamente. Ma si può insegnare l'etica, secondo te? Si può apprendere. Si può apprendere. Non so se si può insegnare. Va bene, diciamo che chiudiamo così, magari poi approfondiamo in un'altra occasione. Allora, tempo scaduto, ringrazio moltissimo Fabrizio Segalerba, presidente del Consiglio Nazionale FIAIP e presidente FIAIP Regione Liguria, per essere intervenuto, grazie mille Fabrizio. Quindi da Fabrizio e da Gerardo un saluto a tutti gli amici di RTV, ci vediamo in occasione della prossima intervista, a presto.